Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, pronto un maxi turnover con il Monza? È una domanda che ci facciamo, è quello che tanti tifosi dell'Inter auspicano. Vediamo allora una formazione dell'Inter totalmente rivoluzionata o rivisitata in vista del Monza. Ricordiamo che poi l'Inter affronterà City e Milan. Quindi noi pensiamo che Inzaghi potrebbe dare riposo ad Acerbi e far giocare De Vrij, che sta recuperando l'infortunio e sappiamo che sta tornando in gruppo. Che Dumfries potrebbe far rifiatare Darmian. Che Carlos Augusto, che non è andato in nazionale evidentemente, potrebbe far rifiatare Di Marco. Che potremmo finalmente vedere Zielinski debuttare ancora 0 minuti per Zielinski Posto di dopo tre Pippo partite. Franco. Frattesi al posto di Barella, Taremi al posto di Lautaro Eh sì, dai, Martinez. giusto. Chiediamo troppo, ok? O con il Monza una squadra così basta No, vabbè, ma e avanza? con No, chiunque. ma però dico, ci sono dei... Cioè, chiedo Sì. a Marco, vado prima da Marco che è allenatore. Cambiare 5-6 effettivi tutti così d'un botto, crea magari degli scompensi a livello di Non lo alchimia fa, tra i non lo fa. giocatori? Allora, Lui non lo fa mai. No. lui chi? Anzaghi non lo fa Inzaghi mai. no, non lo fa mai, Non lo fa. lo dimostra il fatto che Zielinski, che è un giocatore che tutte le altre squadre giocherebbe titolare, lui in questo momento all'equilibrio con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella e non ci rinuncia, diciamo, neanche per l'inserimento, per la valorizzazione, perché uno dice posso dare dei minuti a un giocatore che io reputo importante e vado a lavorare sugli In equilibri. Inter No. Lecce, per esempio, no? Zero, cioè il primo cambio in mezzo è Frattesi, perché Frattesi sai che un quarto d'ora lì così te lo fa come dice lui. Ok? Quindi secondo me, al di là del fatto che è una squadra, prima abbiamo visto Milan e Juve, okay? Questa è una squadra che probabilmente con le seconde linee è ancora più forte delle altre due Delle concorrenti, prime di okay? Milan e Juve. In alcuni Sì. giocatori, la maggior parte, la gran Però, parte dei giocatori, soprattutto nell'inserimento del Marco, quarto adesso. questo lo fa adesso perché dopo c'ha la No, Champions. no, Se ma lo non è che... fa, No, sì, no, ma però con non, Lecce secondo me non non l'ha lo fa. fatto. Sì, no, non lo No, fa. no, Cioè, no. qualcosa Però farà, non no. così Con Lecce tanto. non l'ha Sì. fatto, ragazzi. Con Lecce Anche non perché l'ha quando ha fatto, fatto l'anno nonostante scorso, si è giocato il tutto. primo posto nel girone di Champions, Certo. quando l'ha fatto, cioè perché di fatto a Lisbona lui va a fare un pari, ed era sotto perché ha fatto tanto Però turnover e lui si è col preso turnover questa. Però spesso ragazzi, va l'anno il tilt, ma qui è sì. difficile sbagliare, cioè. È vero, però l'anno scorso avevi l'obbligo di vincere la seconda stella. Quest'anno magari puoi Sì, ma puntare un quello di uscire attimino. dalla Quando eravanti Champions il più con possibile in un Europa, puoi Atletico dare che un era po' la più prima avanti sinistra. l'Europa. Cioè, Con l'asterisco, quello che vuoi, va bene. Però voglio dire, quest'anno punta. qual è l'obiettivo dell'Inter? No, magari arrivare un po' più avanti in Champions League, Marco, La capito? dirigenza parla in Campionato primis della no. Champions, non di vincerla, Non la vinci, però ma non la vinci, non la auspicio di vinci. Sono andare il più squadre del avanti primo possibile. posto. Però attenzione, perché ad Però. esempio la prima Genova contro Genova ha fatto giocare a tutti i costi Lautaro, che era appena sbarcato Certo, dall'aereo. cinque Ma anche minuti, domenica non no. si è Cioè, visto. Arnautovic. Domenica sembrava Lazzaro, non Lautaro. Ma Cioè, brutto, nel non lo fai senso, sarà giocare, per non ha toccato miracolo. una Cioè. palla e Però, pareggi poi 2-2. Thomas, ti dico una cosa, ma sono estremamente serio e sincero Questa è in la questo. premessa. No, no, no. Pronto a colpirlo? Ma ci Garantisco. credi anche tu? Perché non può vincere la Champions l'Inter? Ma no, io ti do il mio punto di vista. Per me ancora Grazie. non è attrezzata come le Allora, squadre. No, parlo di Europa, ragazzi, eh. Non se confondiamo le guardo cose. Real Madrid. Madrid, magari non è la favorita, Non è la... però puoi Però, provare. sì, Però, puoi provare quello che se è vuoi, arrivato il puoi Dortmund in arrivare. finale, Però voglio o se è arrivata dire, la stessa vedo Inter in squadre più finale. forti. Parlo di Europa sempre, Non sei dell'Inter. la Beh, favorita. se Sì, anche sei la quest'anno ti capita favorita. il No, sì. tabellone finale di Europa League anziché di Poi sai, Champions, ci puoi provare girone, in lì finale. adesso con questa Cioè. nuova formula bisogna capire un Non hanno attimino sentito. L'hai anche sentito? questa nuova formula, no? Le prime Cioè. otto vanno subito direttamente ai Sì. quarti, quindi poi gli altri fanno andata e ritorno, se non sbaglio, fino alla Sì. 24esima e poi le altre dalle 24 alla No, 36. scusate, vanno direttamente agli Agli ottavi. ottavi, Ok. sì, però giocano Poi andata e c'è un ritorno. tot squadre, ciao, arrivederci, altre fanno dei Esatto, sedicesimi, diciamo. andata e ritorno. Quindi magari questa formula qua adesso capiamo un attimino come andrà. Però vedo favorita l'Inter ancora per questo campionato, più che della Champions, eh? Sì. Questo è quello che vedo poi. Sì, Comunque però secondo me se la può giocare, se la può giocare. quel turnover lì così ampio Non lo non lo fa. fa, non lo fa perché ha dimostrato questo, cioè No. quest'anno è una situazione dove, e ripeto, no, se io do le risorse importanti, soprattutto su 4-0 così, e penso di andare in un certo momento, magari non immediatamente contro l'Atalanta, ma da lì a poco, okay, devo portare ad avere minuti ed inserirlo in un contesto squadra, li butto dentro. Cioè, invece lui sembrerebbe poi bravissimo a gestire il gruppo perché No, poi... no, ogni allenatore ha i suoi No, limiti, ma il suo magari è Zielinski è uno questo. che, cioè, sinceramente, questo è un giocatore, ma Ma certo, giocatore Marco, è vero, vero che cioè, adesso è tutto più facile, perché chi perché c'è il togli, chi risultato, metti, è tutto. No, dico però anche, nonostante ma il problema è che questo sono non lo sempre i fa, soliti, è cioè, è questo bravo, il problema, però sono hai i giocatori giocatori, a memoria, sanno quello che devono fare. tutto quello che vuoi, però ricordiamoci che non tantissimo tempo fa
Marotta l'aveva messa in discussione. Ma come no? Vabbè, sì, adesso vabbè, è gelo, dopo lo scudetto perso a certo. Milan, certo. Quindi che era in discussione. Non sto parlando di preistoria. No, no, è vero, no, ma era, però hai imparato dagli errori, hai imparato. Certo. Paolo? È migliorato molto, sì. Sì, secondo me questa squadra rispetto alla forza del Milan e Juve è molto più forte, la seconda squadra così come si rappresenta, ma dubito che Simone Inzaghi, conoscendolo con i suoi interventi dal 60° minuto che inizia il turnover, l'alternanza non farà questa alternanza, anche se sarebbe il minimo garantito, perché è una squadra che può spezzare le reti non solo al Monza, ma può farlo anche nei confronti di molte squadre. È una squadra molto forte, non c'è dubbio, sono d'accordo con, non so, diceva Marco, dicevi anche tu, che è più forte di Milan e Inter, Milan e Juve che abbiamo visto prima, una squadra ben assemblata, deve avere il coraggio e la forza di pensare che con 60 partite potenziali che ha e con la possibilità che ha di arrivare fino in fondo in Champions League, specialmente con questa nuova formula delle 8 che evitano di fare, vanno subito all'ottavo direttamente, che evitano quindi di fare il playoff di gennaio, di febbraio, inizio febbraio, è una squadra che può senz'altro andare in fondo. In campionato non c'è partita, l'ho già detto, ma in Champions può puntare tranquillamente e può essere una delle favorite, perché bravo, è una squadra ben assemblata. Peraltro sta nel momento di maturazione anche anagrafica dei suoi giocatori maggiore, quindi non è una squadra giovanissima. Se non esplode il suo potenziale adesso dovrà fare una rivisitazione a breve, quindi secondo me è una delle candidate, non dico a vincere la Champions, ma arrivare fino in fondo. Tra l'altro tu, Tom, eri uno dei fautori dell'opinione che Taremi avrebbe fatto le scarpe a Turam. Sì. Hai cambiato idea. Sì. Ma perché? Ma perché ci facciamo trascinare dal periodo? No. Allora, Turam l'anno scorso ha chiuso in picchiata, mentre l'anno scorso ha cominciato alla grande, anche quest'anno sì, è cominciata alla grande. Io, quando, cioè, il periodo di forma... ti dicevo questo è perché vedevo un Turam veramente, ho seguito le partite dell'Inter, anche faceva veramente fatica, sono andato a Verona a vedere la partita, l'ho visto proprio dal vivo, ho visto un giocatore imbarazzante proprio. Brutto da vedere, non aveva voglia. È vero che l'Inter aveva già vinto il campionato, è quello che vuoi, questo, ma non aveva più stimoli. Ho visto europei. Adesso questo Taremi qua, secondo me, con Lautaro si giocherà il posto. Anche l'europeo fatto da Turan molto male, perché ha perso il posto, sì, anche unica nazionale. Non è stato aveva fatto tre partite male. Punto debole dell'Inter, al di là della rosa che è completissima, straordinaria, l'età di Acerbi, di Mkhitaryan. Qualche giocatore un po' oltre, ma nell'immediato stiamo parlando di. Però quest'anno potrebbe essere un problema. L'inizio di Turan per le prossime stagioni. Pensa a questo campionato come l'anno scorso, gioca, comincia alla grande e poi eventualmente, però sicuramente lo rimpiazzano. Poi con la proprietà che avete adesso, no, non ci sono problemi. Nulla da dire. No? L'ironia. Allora su Oak Tree credo che ci sarà da aspettare del tempo per giudicarli. Cioè, oggi cosa possiamo dire? Già giudica nulla. No. Dico finora non hanno investito, sono rinnovati i contratti. Non ha preso Hermoso. Ma non c'è rimasto da qualche parte qualche debituccio, non... Ancora con queste idee. Oggi commisso perché dopo dalle 8:30 tra l'altro con Francesco Bonfanti del nuovo parterre parleremo anche delle parole di commisso che ha tirato delle brestoccate. Gli abbiamo già fatto il Viola Park. No, è della Juve, basta, stai tranquillo. Ma infatti lui ha detto, cioè lui ha ringraziato. Ah, meno male. Lui è anche un po' sfottuto, come a dire, con Chiesa e Vlahovic non è che ci avete preso voi a dargli infatti, tutti quei soldi. Però a Firenze non l'hanno presa molto bene i tifosi della Fiorentina, questo continuo scambio con la Juventus. E lui dice se le offerte mi arrivano da là. Certo, dice solo la Juve mi ha dato i soldi. I soldi sono soldi. E poi sono anche offerte importanti. Detto, ragazzi, Vlahovic è stato alla lunga, alla fine a livello economico ha avuto ragione lui. Che di fatto ragazzi è stato strapagato e anche il giocatore ha preso più soldi di quello che poi è diventato il prima mercato. Prima Chiesa, Bernardeschi, l'ha detto, adesso Ligo Gonzalez, con il cash. Altro che Viola Park. E va già bene che il Quadrado era al Chelsea, perché se lo prendevamo l'anno prima, lo prendevamo anche da lì. Infatti questa rivalità. Dalla Fiorentina, certo. Hai letto, Kostić va al Fenerbahce da Mourinho, nelle nostre ufficiale? Notizie che passano sopra. Ufficiale? Allora, basta, certo. È un giocatore che non fa più per la Juve. Ti mancherà. Attento Ezio, sì. Ezio stai attento che Thiago Motta ti mette in quarantena anche Vlahovic, gioca col falso 9 a proposito. In questo momento penso che sia veramente l'unico, penso di poter dire l'unico
titolarissimo intoccabile Vlahovic, sì, nella perché l'unico. Anche perché vado a pescare dove, chi? L'abbiamo detto prima. No, infatti domani Thiago Motta lo coccola. Cammin facendo. Comunque sta facendo bene, ragazzi. Cioè, adesso sì. Al di là del fatto che non ha trovato il gol, però si è creato tante occasioni, era sempre nel vivo dell'azione. Ah, cioè, visto fatto, è più in palla dell'anno scorso. È la prima sfortunatissima. Però quando sei lì, vuol dire che sei stai bene. Ma noi abbiamo sempre il frame, che quella linea viene... Tu dici che c'è Fierro che lo là in sala VAR. Fierro non lo so. A schiacciare il tastino però, quel secondo. Però qualcuno se, in questa... Anche andato indietro che c'era Causio. Si è fatta tanta polemica per Rocchi. Che la famosa battuta che c'era Causio in fuorigioco. Fammi sentire questa cosa qua. Tu sei sempre molto attento a queste cose. Sì, fammi sentire, che dopo c'ho io la mia. Stai molto calmo. No, perché io ogni tanto... Stai molto calmo, Fierro. Da persona anziana, sì. Ormai quale sono, sono sì. Poco social, vedo poco. Però sento sempre sì. Parlare di Marotta no, League. Sì, ma fammi sentire perché? Questa cosa del braccialetto, per piacere, arriva lui, un altro girare un ma la sto raccontando io. Oh, prego, dai, siccome anche lui è molto social, l'ha vista e subito adesso vuole esplodere. Mi sono sorpreso che tu non me l'abbia mandata. C'è questa foto di Rocchi immortalato in tribuna a vedere una partita dell'Inter con il braccialetto dell'Inter. No, ma aspetta. Vabbè, che ospitale. No, aspetta che c'ho la mia, E lui ha detto, guarda che me lo regalano tutte le squadre. In certe zone dello stadio, all'ospitality ti danno, quindi te lo danno tutte le squadre che hanno l'ospitality. Perfetto. Quindi era questa la risposta. No, perché ero già pronto io. Perché quando ho vinto il campionato, il signor Quadrado con la bomboletta gliela spruzzò in testa all'arbitro, festeggiando. Andatele a vedere le cose. In testa. A Sarri. All'arbitro. Ad Allegri. All'arbitro. Cioè, hanno festeggiato assieme. Giocando. All'arbitro. Sì, vabbè, ma ragazzi, se hanno fatto... Allora, parliamo di stupidate, di braccialette e cose varie. No, braccialetto infatti, ma era stupidata. Per entrare dentro devi mettere il braccialetto. Se no, stai andando in casa dell'Inter. C'è lo Stewart che ti fai vedere quello. E lì dai il braccialetto. Non ti mette mica quello del Milan a San Siro, no? Ti mette quello dell'Inter. Lo Stewart, gioca l'Inter. Rocchi non sa chi sia. Probabilmente. Perché? Certo, sicuramente. È giusto. Ma è giusto così. A Torino, a suo tempo, uno steward non fece entrare il direttore dello stadio. Certo. Dicendogli, ma il pass... E io dissi, ma il direttore... E l'altro mi disse, no, ma sta facendo il suo mestiere, lo sta facendo bene. Ma anche Thuram, non mi ricordo se con l'Inter o col Borussia Mönchengladbach non lo stavano facendo entrare lui... Per non dire di Giaccherini, stesso discorso. Beh, lo stesso Abbiati diceva che delle volte quando faceva il terzo portiere all'Inter, al Milan, che esordisce... non aveva il posto riservato e quindi le volte o non lo facevano entrare allo stadio addirittura, a volte perché non andava in pullman, perché andavano due portieri, adesso sono tutti in panchina. Però parlavo di frame, cioè siamo tornati indietro, lì ho fatto la battuta, ho detto in fuorigioco c'era Causio, perché ancora un po' andiamo negli anni 70, no? Cioè ci sono stati 6 passaggi e 12 tocchi prima del gol di Pass. Ma quello è un regolamento, hai ragione, ma sono d'accordo con te, Ezio. Che andiamo a vedere. Sono d'accordo, però se quello vale per tutti, è successo alla Juve, poteva succedere all'Inter, al Milan. Solo alla Juve. Senti, al mercato, poi dopo se volete spiegarli, se volete analizzarli, cioè nel senso tra i pro e contro, cessioni. Se tu abbiamo il voto secco adesso. Adesso è il voto secco, voto scolastico, se poi volete brevissimamente, visto che sono tanti voti da inserire, spiegarlo volentieri. L'Inter quanto? Voto 8, ha solo aggiunto a una squadra già forte, non ha venduto nessuno. 8. Paolo? 7,5. Perché non 8? Cioè cos'è che ti tiene... Perché comunque ci sono state due lievi sporcature. Non sono riusciti, non ero nella condizione di prendere Gudmundsson, che è stato un obiettivo a lungo. Vero. E quindi magari non sono stati bravi loro, fortunati nel convincere Arnautovic e Correa a liberare il posto. E poi si è vista un primo cambio di filosofia con questa nuova proprietà, perché Marotta e Ausilio per il difensore avrebbero voluto continuare sull'usato sicuro, quindi Armoso Riccardo Rodriguez. Invece la proprietà gli ha fatto prendere Palacios, che se non sbaglio, guarda caso,
i dirigenti, ma forse anche Inzaghi, erano un po' meno convinti perché sono abituati a lavorare in questo modo, e Palacios mi pare che non sia entrato nella lista, quindi 7.5 secondo me sono stato giusto, insomma, no, non... 7.5 hanno comunque due voti, però, sì, importanti, per quanto vi riguarda. Matteo? 7.5 anch'io. 7.5 anch'io, per le stesse motivazioni che ha dato Paolo. Aggiungo, e non lo sottolineano in tanti, la questione Cabal, perché l'Inter era su Cabal, lo aveva praticamente preso come esterno, poi è arrivata la Juventus che ha offerto di più. L'anno scorso mi hanno fatto una testa tanta per Thuram, che ce l'hanno soffiato, possiamo dire che la Juventus ha soffiato Cabal all'Inter, e quindi io non do 8, do 7.5. Ricky? Dopo contesto Matteo, no, io 7.5 sono d'accordo, perché ho mi sono fatto l'abitudine, nel senso che questo è un mercato che, come dice Francesco, hai messo dove già eri quasi perfetto. Però anche a me sarebbe piaciuto avere qualcosa di più davanti, e l'ho tentato a dire 8, perché comunque l'operazione davanti non dipendeva totalmente dalla volontà dell'Inter, ma dalla volontà o meno di uno dei due, che sono Arnautovic e Corriere, di andare via. È anche vero che comunque il contratto gliel'hai fatto, quindi non gli hai spostato la testa. Su Cabal dico che non era un parametro zero, e quindi molto probabilmente l'Inter ha mollato in un ruolo dove forse aveva meno necessità, non sempre. Era poi arrivato Palacios. Sì, cioè era lì la zona di campo. Non sempre poi queste rincorse, perché poi si fa anche il calcio tutto l'anno, no? L'anno scorso si criticava l'Inter perché aveva perso Diallo con la Juve, e poi Diallo la Juve non ha... Comunque, 7.5, va bene. Passiamo al Milan, dai, che abbiamo un po' di lavoro da fare ancora. Francesco. Cavolo. Allora, se fosse per il mercato in sé dei giocatori, sarebbe un mercato da 7, secondo me. Ci sono degli inserimenti importanti, vedi Morata, vedi Pavlovic, Emerson Royal, non l'abbiamo ancora visto, probabilmente non è in condizione, Fofana uguale. Non mi è piaciuto la gestione della situazione di mercato, non mi è piaciuto Ibra in alcune fasi del mercato, soprattutto verso la fine, e non mi ha assolutamente convinto la scelta dell'allenatore, che è mercato anche quella, e quindi per colpa del mercato in entrata sull'allenatore, che per me è gravissimo, perché con le scelte che c'erano in giro è stato a prendere l'ultimo proprio da poter prendere in assoluto, dal 7 che gli avrei dato io faccio una media e devo dirti 5.5. Addirittura da 7 a 5.5. Sì, perché se c'è un problema con questo Milan è l'allenatore stesso. Se non ci fosse lui sarebbe 7 pieno. Paolo? Se si può dare 6 al 7, do 6 al 7. Certo, se si può dare. Sì. Se no do 6.5. No, 6 al 7. Ma 6 al 7 perché, sono stati coerenti con i loro progetti e quello che hanno detto. Cioè, Lopetegui no. Lopetegui no. No, coerenti sui giocatori, nel senso che hanno detto l'anno scorso ne abbiamo presi tanti, quest'anno dobbiamo prenderne 4, 3, 5, e quello hanno fatto. Poi magari non mi hanno tanto convinto, però anche lì sono coerenti. Loro hanno un budget da mettere sul mercato, quindi guardano il costo dei cartellini e un po' anche gli stipendi. L'operazione Morata a me non ha convinto tanto, è chiaro che l'hai pagato poco, 13, no? Però gli ha fatto un contratto da 4 anni, quello, più uno di opzione, quello, uno di 32 anni a 4.5. Si è ridotto l'ingaggio dai 6 dell'Atletico, però 4.5 sono sempre tanti. E poi probabilmente Emerson Royal sta confermando le perplessità che avevano gli addetti ai lavori, perché in Inghilterra... Ma nonostante tutto 6-7 è un bel voto. Sì, o 6.5, 6-7, okay. Perché comunque premio la coerenza di un progetto. Francesco dice che con Lopetegui non sono stati coerenti. Adesso qui bisogna capire una cosa. Siccome loro dicono sempre che fanno decisioni collegiali, sembra che chi volesse in particolare Lopetegui fosse Ibrahimovic, e chi invece volesse poco Fonseca fosse sempre Ibrahimovic. Però alla fine, per il momento, appare una decisione collegiale. Poi vedremo nel corso del tempo che ruolo avrà Ibrahimovic, se sarà contento di continuare così, se chiederà più centralità, se mollerà, perché qualche voce magari comincia a arrivare. Matteo? Io al Milan do 7, lo valuto per le idee, come diceva Paolo, nel senso che serviva un terzino destro, si è andato a prendere un terzino destro, poi da valutare tutto, siamo tutti d'accordo, serviva un mediano, lo si è andato a prendere, un centrale lo si è andato a prendere, l'attaccante lo sei andato a prendere, non hai preso dei profili. Volendo, lì sei andato a prendere, perché poi hai preso anche Abraham oltre Morata. Certo, esatto, lì sei andato a prendere perché hai preso anche Abraham. Diciamo che Abraham, secondo me, si poteva gestire meglio, nel senso che lo sei andato a prendere l'ultimo giorno di calciomercato, hai provato un incastro particolare che poi ti è riuscito. Però nel complesso, se valuto gli acquisti, diceva bene Paolo, secondo me, coerenza nelle idee e in ciò che serviva alla squadra. Su Fonseca sono d'accordo con Fra,
Però non mi sembra il caso di, insomma, di abbassare così tanto il voto. Io valuto il mercato, secondo me è un mercato positivo, è un mercato da 7. Mm. Ricky? Io dico 6,5, ma perché c'è stata questa... È inevitabile che l'allenatore faccia parte della campagna acquisti. Esatto. E quando tu parti con un'idea e la cambi, poi capiremo perché l'ha cambiata. Ma voi avete già bocciato Fonseca? No, no, però io Fonseca non gode di buona stampa, no, 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 perché è troppo buona e a questa parata. No, ma argomentavo 6,5, Paolo. Secondo me partire con un'idea e arrivare... No, attenzione, che a me raccontano che il signor sì di circostanze era Lopetegui, non Fonseca. Però io non ho parlato di Fonseca, io ho parlato di scelta tecnica, che è diverso. Io non ho parlato di Fonseca. Io ho detto... È stato scelto un allenatore e poi si è cambiata idea. E questo, secondo me, vabbè, ma a livello... Stare, cioè, va bene. Dire, dopodiché... Lopetegui era una pippa per tutti, no, adesso dopo tre partite io ho detto, diventato però, no, ho detto, no, 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 però positivo sul fatto che, come diceva Matteo, servivano dei ruoli precisi, li hanno fatti. Secondo me, anche io su Morata ho dei dubbi, ma non per la qualità del giocatore, ma soprattutto per il tipo di giocatore, cioè mi aspettavo un 9 più presente per sostituire Giroud. Morata è un giocatore che difficilmente arriva a 20 gol, a parte quell'episodio. Però anche Giroud, no, però come ideologia di centravanti, a Bologna, no, però come ideologia di centravanti io mi aspettavo il 9. Ok, ma se loro vogliono giocare con uno che magari aiuta la squadra, ripeti, dai, cioè non è che no, però comunque, cioè, 6,5, no, ma non per contestare quello che dici, però secondo me, cioè, non è che Morata era il primo obiettivo del mercato del Milan, secondo me, no, era Zirze, sì, che però è un giocatore uguale a Morata, poi è stato forte, è stato Zirze è uguale a Morata come caratteristiche di giocatore, un giocatore molto simile, è chiaro che Morata è più avanti con l'età, Zirze è più giovane, però l'idea è la stessa. Esatto, comunque mi pare di capire che, a parte Francesco, che dà questo 5,5 legato più all'allenatore che alla scelta dei giocatori, più o meno valutiate positivamente il mercato. Scusa, chiudo velocissimamente, se questo Milan avesse preso Gasperini, Conte o Allegri, il mercato in entrata, che era da 7, veniva confermato con 7. Assolutamente. Come l'allenatore è troppo grave. Va bene, perché noi sono due punti intanto che Conte, Gasperini, Allegri. Poi parleremo ovviamente anche di Vino dal punto di vista tecnico. Tra l'altro, attenzione, perché bruttissime notizie per quanto riguarda un giocatore del Milan che si è fatto male oggi in nazionale, rischia uno stop, pensate, di 3 mesi, lo si potrebbe rivedere non prima del 2025. Poi vi daremo tutti i dettagli. Siamo arrivati alla Juventus. Beh, allora stava a sentire che riparta da Francesco. Vedi, qua sono in difficoltà perché è stato un mercato importantissimo, soprattutto perché gli esuberi che avevi in casa erano difficili da piazzare fuori, e oggi forse è fatto fuori l'ultimo, che era Kostic. Esatto, che è andato a Fenerbahce da Mourinho. Esatto, e si parla di una cifra di 6 milioni. Gli ingressi sono assolutamente importanti, hai portato a casa alla fine quello che era il tassello più importante di tutti, con Menes pagandolo 52 più bonus, quindi non hai dato 60 che voleva l'Atalanta alla società di Bergamo. Hai preso Thuram e Douglas Luiz, che devono ancora inserirsi completamente, Douglas Luiz soprattutto. Hai dei giovani interessanti, con Seisao per me su tutti sarà una rivelazione appena si riprenderà, anche perché è uno di quelli infortunati, magari parleremo anche di quello dopo, perché oltre a lui c'è un dubbio su Nico Gonzalez, ma pare essere rientrato, eccetera, eccetera. Io al momento alla Juventus do un 7. Penso che questo voto sia condizionato in meno rispetto all'Inter, per il fatto che alla Juventus, secondo me, manca ancora comunque una punta. Cioè, ad oggi il vice Vlahovic non può essere Milik, che, come vediamo da dichiarazioni da casa Juve, sono fresche, è un giocatore che rientrerà ancora tra un po' perché ha dei problemi fisici. Hai Hadžić, che è un trequartista, una seconda punta, un esterno, che quest'estate ha provato bene Thiago Motta in allenamento, gli è anche piaciuto, ma non può essere l'attaccante di riferimento dopo Vlahovic, anche perché per me la Juve continua a rimanere una squadra con un problema attaccante. Cioè, ad oggi Vlahovic è la punta della Juve, ma non abbiamo risolto il problema dal posto Ronaldo in poi, cioè non c'è la punta da 20 gol all'anno. 7 pieno per Francesco. Paolo? Beh, non sono d'accordo su quello che ho sentito, ovviamente in amicizia e gana rispetto io do 8,5 alla Juve, te la faccio addirittura molto, un punto e mezzo di più, 8,5, la migliore di tutte, è la squadra a cui do, te l'anticipo, il voto più alto del mercato, perché praticamente ha preso sostanzialmente tutti i giocatori che ha potuto prendere e ha avuto e aveva anche l'accordo e il sì dei giocatori che non ha potuto prendere, come Calafiore e Todibò, quindi vuol dire che sono stati appetibili, e poi lì però hanno dovuto fare dei conti su o ci hai messo cose. Troppo? No, non potevi spendere quello che voleva il Bologna e hanno fatto dei conti. Giocatori tutti per Thiago Motta, sono state fatte cessioni per 100 e qualcosa milioni, è vero che hanno speso 180, però
un'altra roba che tanti altri club non hanno fatto, tipo il Napoli, è stato abbassare il monte ingaggi, che per la salute di un club e la continuità è fondamentale, perché milioni, sì. Gli ingaggi, 50 milioni all'ordo, sì. hanno risparmiato, hanno abbassato, e la voce degli ingaggi è quella che va a incidere di più sui bilanci, perché i cartellini, certo, hanno ammortamento. Per esempio, hanno venduto e hanno abbassato il monte ingaggi, il Napoli e hanno comprato, il Napoli ha comprato, poi ci arriviamo, ma non ha abbassato il monte ingaggi, ha alzato, mm-hmm. Il Milan non ha venduto, per fare un esempio. Per me è la squadra che ha fatto meglio. Quindi virtuoso a 360 gradi il mercato della Juventus. Sì, assolutamente sì, poi se vogliamo trovare difetti li troviamo a chiunque. Chiudo dicendo tecnicamente che in effetti l'osservazione sua della mancanza di un vice Milik che regge, cioè no, vedi, però loro è chiaro. Quindi quello parlato in negativo, sì, chiaro, sì, anche perché potevano, un 7, non un 4. No, è certo. Chiaro che non potevano far tutti in una stagione, però per esempio io non credo che siano così allarmati per non aver trovato un altro attaccante, perché in verità un altro attaccante non l'hanno cercato. Cioè non era la priorità, perché per il calcio di Thiago Motta abbiamo visto con Zirzé l'anno scorso, Nico Gonzalez può essere un sostituto, Vlahovic, per esempio. Lo può fare il Diz, lo può fare il Diz e Nico Gonzalez. Cioè ha bisogno di gente che vada incontro e giochi con gli altri, con i centrocampisti e con i tre che stanno sotto la punta. Quindi io penso che loro non l'avvertano. Ti faccio una domanda al volo allora, con questo 8,5 dove deve arrivare la Juve? La Juve? Non è che dove deve, secondo me può vincere il campionato, ma può arrivare anche seconda e terza. Secondo il terzo ci sta, sì. Se fa oltre il terzo? Vabbè, è chiaro che per i conti entra in Champions e buonanotte, certo. Però io mi aspetto che faccia di più del quarto posto. Un bel 8,5, Matteo. E io tieni presente, scusa, che come a te abbassava il voto giustamente il fatto che al Milan, perché lo vedi un po' come un downgrade, ci sia Fonseca, io vedo veramente un upgrade avere Thiago Motta come, certo, allenatore. Ecco, ma lo dicevo, certo, già da prima, certo, e poi vedremo, certo, ovviamente. Teo? No, io sono d'accordissimo con Paolo, per me la Juve è quella che ha fatto il mercato migliore e... 8,5 è il voto più alto anch'io che do in questa lunga sfilza di squadre. Aggiungo solo una piccola cosa, forse non un 9 per la questione dei difensori, perché Calulu era il terzo obiettivo di fatto. Vero che non potevi andare incontro alle richieste delle altre due squadre, però secondo me si poteva gestire meglio. A me Milik tutto sommato non dispiace, secondo, no, me come alternativa a Vlahovic. Poi su Vlahovic è delicato fisicamente. Certo, questo sono d'accordo. Poi io su Vlahovic ho una visione tutta mia, a me piace tantissimo, ma vabbè. Quindi la Juve per me è la squadra che si è mossa meglio, ha preso tutti i giocatori che voleva Thiago Motta e credo che 8,5 sia il voto giusto. Ricky, manica, sì, largo o manica stretta? No, 8,5, perché anch'io sarò... Pensate, il voto più basso dello Juventino, guarda, no, che, ma guarda che veramente... Secondo me, ragazzi, sono contento della vostra condivisione. Secondo me avere abbattuto il monte ingaggi dopo una campagna acquisti del genere è importantissimo. A parte Conte, ringiovanito secondo me, la squadra. A parte Conte, secondo me hanno preso l'allenatore. Poi chiaro che il campo parla, però l'allenatore con più idee, secondo me, che è uscito dall'anno scorso. Terza cosa, è riuscita a livello societario, tramite la vendita di giovani, a fare anche un mercato quasi virtuoso, perché ha recuperato tantissimi soldi dai giovani. E se si deve valutare l'operato della società, sicuramente il fatto di aver incassato anche tanti soldi da giocatori che hanno poca esperienza anche all'internazionale, secondo me è fondamentale. Perché do 8,5? Perché comunque la quarta cosa è che finalmente hanno risolto il grosso problema del centrocampo. Cioè è chiaro che poi sono tutti giocatori che devono dimostrare eccetera eccetera, fermo restando che Kubmaiers comunque è un giocatore che ha già fatto le sue esperienze, però ogni anno da tre a questa parte noi ci, sì, trovavamo qua a dire dall'anno il punto di Sarri, certo, della Juve centrocampo. E beh, qui è proprio secca, qui non ci sono valutazioni, non ci sono voti, sì, da dare, bisogna tirar fuori quattro nomi, quattro. Allora noi diciamo, e vi chiedo chi arriva, eccola qua la grafica, nelle prime quattro del campionato. Poi se la Champions League saremo così bravi, così super da poterci permettere la quinta squadra, bellissima sorpresa, certo, come è stato a marzo-aprile dell'anno scorso, in cui abbiamo potuto pensare di portarne 5, vabbè, quello è tanto di guadagnato. Però noi usiamo la vecchia formula, le prime 4 che vanno in Champions League, uno per l'altro me li dovete snocciolare. Ma non in ordine d'arrivo? Se volete, sì, beh, diciamo il primo mi date idealmente chi vince lo scudetto, certo, poi secondo, okay, terzo, quarto, okay. A seconda, sì, non è vincolante, ecco. Pensa, l'importante è azzeccare le quattro che, certo, vanno, certo, sempre Francesco primo. Inter. Inter, quindi Inter campione d'Italia, tu sì, dici? Sì, ma perché io sono, okay, coerente anche con i voti del mercato, io solo voglio vedere loro che le tabelle danno, no, su, no, no, in, okay, base, perché mi ricordo i voti che hanno dato, voglio vedere, sì, se mettono la stessa, no, roba. Inter.
non è necessario. Beh, oddio, però prima abbiamo sentito dire due volte scudetto, che il Napoli ha fatto il miglior mercato addirittura della Juve, ma no, l'Inter non è mai stato menzionato. Scusami, il contrario, che la Juve ha fatto il miglior mercato del Napoli, ma non vi ho mai sentito mezza volta menzionare una squadra che ha dato 40 punti a tutte, 20-19 al Milan, che è la seconda, e ha aggiunto giocatori che giocherebbero titolari in tutte le altre. Ma filosofici, non era solo chi vince, pam 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 pam, chiedo... No, in questo caso lui virtualmente indica l'Inter come campione d'Italia. Prima, io guardo primo, dico, per me l'Inter vince il campionato. Certo. Poi tutti, ma dobbiamo fare uno per uno? No, Fra, me li dai tutti e quattro. In verticale. Seconda Juventus, terzo Napoli, quarta Atalanta. Quindi Inter, Juve, Napoli e Atalanta, queste sono le prime quattro. Sbaglio sempre. Delle cosiddette big, eccolo qua, delle cosiddette big. Clamorosamente Milan fuori dalla Champions. Sì, questo con questo allenatore sì. Va bene. Paolo. Juve. Mm-hmm. Inter. E già questa è una sorpresa, eh. Guarda, succede, vengo in bici con te fino a Torino, te lo dico, perché so che vai in bici tu. Andiamo insieme fino a Torino. Sì, beh, ma fino a Torino sono mai andato. Ci andiamo, accompagni, per favore. Se no mi mandi ad ammazzarmi. Con la bici elettrica. No. La bici normale. Sì. Quindi per Paolo, la Juve campione d'Italia davanti all'Inter, va bene. Sì. Poi Napoli. Terzo Napoli. Io sono molto in difficoltà sulla quarta. Vabbè, viene abbastanza... Logico dire Atalanta. Però poi abbiamo visto Inter-Atalanta, per esempio. Distrutti. Quindi c'è questi up and down dell'Atalanta, no? Metto Atalanta, dai. Tu dici Atalanta, quindi anche per Paolo il Milan non va in Champions. Poi dopo sono curioso di capire se è un giudizio to cure o è un Milan che non va in Champions se tiene Fonseca o un Milan che non va in Champions. Poi vabbè, ve lo chiedo dopo. Il mercato è 2.5 dato al Milan. Vabbè. Matteo, quanto dato? 7.5 No, 6.7 avevi dato. 6.7 quinta? Sesta. Però l'Atalanta ho dato di più, ho dato 7. Ah, ok, giusto. Ho dato 7 all'Atalanta. Sono curioso, Matteo, vai. No. Allora, io metto l'Inter prima, per me rimane la più forte in assoluto e la squadra da battere. La Juve seconda. Metto il Milan terzo e il Napoli quarto. Quindi atto di fiducia nei confronti del Milan? Sì, perché è chiaro che adesso c'è assoluta negatività, c'è tanta... tanta incertezza intorno all'ambiente, però io ritengo il Milan una squadra forte, cioè se poi lo valuto nei singoli credo che il Milan sia una squadra forte e insomma se non dovesse arrivare nelle prime quattro secondo me sarebbe una strage e dovrebbe veramente succedere qualcosa di clamoroso. Rimangono i dubbi Roma e Atalanta, secondo me sono un po' delle incognite perché anche la Roma è molto sottovalutata ma con gli ultimi due acquisti che ha fatto potrebbe rimettersi in corsa, però io credo che queste quattro possano essere quelle che poi andranno in Champions con l'Inter campione d'Italia. Ok, Ricky. Como? No, vabbè, no. Sarebbe clamoroso. No, io dico Inter, Napoli, Juve, Milan. Inter, Napoli, Juve e Milan. Quindi per te il Napoli è l'anti-Inter? Sì. Io... Comunque, coerente, insomma, non si fa attrarre dalla scaramanzia, no. Quindi dice l'Inter. No, ma io l'ho detto... Già dopo la prima giornata. So che a Paolo non piacerà questo paragone, ma se il Milan l'avesse avuto in panchina Conti, io dicevo Inter e Milan, non Inter Juve. Io ve lo dico. Comunque, mi pare, allora, tre ospiti su quattro date l'Inter campione d'Italia. Sì. Paolo esce dagli schemi e mette la Juve. In generale, mi pare di capire che vediate tanta fiducia nel Napoli. Tutti la Juve sicuramente in Champions League e tanta fiducia nel Napoli perché la vedete in Champions League. Diciamo che vi spalleggiate un po' Atalanta e Milan come quarta quarta. Sai che ti ho detto che facevo fatica con la quarta. Poi sono stato sull'Atalanta, magari mi sono fatto condizionare da questo brutto avvio del Milan. Ma non vedete le Roma, mi pare di capire nessuno di voi vede le romane. Paolo, perdonami, anche l'Atalanta non è partita benissimo. 4, sì, la Roma potrebbe essere un outsider alla lunga. La quarta è difficile. No, parlavi dell'inizio che ti sei fatto influenzare. Anche la quarta è difficile, ragazzi. La quarta è difficile perché davvero, per me, sul Milan grava davvero troppo l'allenatore. Cioè, ma davvero, ma non perché noi abbiamo visto anche le prime tre, ed è normale che parliamo anche delle prime tre. Cioè, io nelle prime tre ho visto le robe che al Milan non vedevo, ma non al Milan, che in Serie A non vedevo dagli anni. Faccio la domanda che ho fatto prima, cioè non vedi il Milan perché no,
o se il Milan dovesse decidere ma di perché mi sembra oltre un personaggio Fonseca... da uomini e donne Fonseca, non mi sembra un allenatore di calcio. No, ragazzi, no, io non ragazzi, no, beh, ragazzi, siete liberi di non pensare ci, assolutamente come me. Che lui crede per che... me il concetto è che il Milan doveva andare dopo lo scudetto vinto, doveva fare una breve, non l'ha mai fatto. Ha perso un allenatore che è cresciuto insieme alla squadra in questi anni, che era sicuramente meglio di quel signore che è arrivato adesso. E guarda, ce n'erano altri in giro che erano molto meglio. Gasperini, per esempio, era un altro di questi. Allora, ti faccio un altro nome. Juric era mille volte meglio. Juric? No. Beh, anche del Parma. Loro, pensa. Perché? Anche Pecchia. Anche Pecchia. Anche Pecchia. Ragazzi, quando mi parlate di Fonseca, mi raccontate cosa ha vinto, cosa ha fatto. No, ma Juric... Ma allora, il Milan ha preso Fonseca perché attraverso il gioco... Quale? Vuole, e beh, quello che si è visto? Quello che ha fatto a Lille. A Lille in Francia. Cioè è un allenatore duttile che fa un campionato offensivo importante. E che teoricamente ti valorizza i giocatori per fare teoricamente player trading. Scusami, teoricamente. È arrivato la Champions in Francia? Sì, ai preliminari. No, e poi è andato. No, poi non è entrato. Sì, non c'è entrato. Io credo che non c'è settimo Lille, mi sa. Non c'è settimo. Non è andato, ragazzi. Ragazzi, è arrivato ai preliminari di Champions Lille, ha sbattuto fuori il Fenerbahce. No, però ragazzi, non è che il risultato non è andato diretto in Champions, è andato con Lille in Francia, sono due squadre, no, che ma voglio dire, non è che il risultato diretto Marsiglia di una stagione uno è bravo o non è bravo, perché allora De Zerbi quest'anno in Premier non ha fatto bene, però per me De Zerbi è bravo perché ha un'idea di calcio, ha una visione, ha un progetto. Sì. Bisogna anche vedere poi quello che succede dentro una squadra. De Zerbi al Brighton gli hanno smontato ma la scusami, squadra. Scusatemi, Gasperini era peggio? Ma non è un allenatore, ma il Milan non li prende quegli allenatori lì, che una... così condizionanti, non li prende. Beh, però vuole prendere uno che se tu è saltato perché la curva si impone ma Juric, ma guarda il cambio che c'è già stato tra Vanoli e Juric. Ma è una provocazione, perché per me Fonseca non vale nessun allenatore della Serie A di oggi. Palladino un altro. Però ci sta che un... Vuoi giocare un calcio moderno, Palladino un altro. Sia quello, cioè... Secondo italiano? Francesco, e anche secondo me, Fonseca rispetto a Inzaghi, Conte, Gasperini e Thiago Motta è inferiore. Certo. Ma per quello che dico, però, chi non ha messo a Pioli anche. Ma per questo, Inzaghi oggi Fonseca non sarà in grado di portare in Italia le quattro. Ricky, quando Inzaghi arriva all'Inter, perde il primo anno lo scudetto, viene bastonato, viene massacrato, arriva nelle prime quattro. Fonseca dagli tempo. Però Inzaghi all'inizio, i tifosi dell'Inter non è che erano proprio entusiasti. Io do un'altra chiave di lettura per lavorare. Però arriva lo scudetto vinto. Rifaccio la domanda. Tu non mettere il Milan nei quattro. Non dipende da Fonseca, dipende secondo me dall'allenatore, in questo caso Fonseca, che forse, nonostante quello che ci raccontino, non è così protetto in questo momento, non è stato protetto dalla società. Si vede quello. Perché non vogliono o perché non sono capaci, o le due cose. Perché secondo me Ibrahimovic già ha sbagliato quando dopo la prima giornata è andato in conferenza stampa a dire l'allenatore non si occupi di mercato, decidiamo noi, perché comunque quello secondo me è già un modo per legittimare. D'accordissimo. E poi c'è un altro aspetto, come viene gestita, come vengono gestite queste crepe nello spogliatoio, perché io, cioè a me non basta quello che ha detto Theo Hernandez. Certo. A Milan TV, quello evidente, e quello che evidente. Ha detto Furlani, ma quello sai che è stato dato in pasto al popolo, che è quello che ha detto Musa prima, no, ma Furlani ha detto un non evento, cioè io la mia paura per il Milan è questa mancanza di protezione e di solidità intorno all'allenatore. Adesso è Fonseca, poteva essere De Zerbi, hai capito? Perché non lo so, ve lo dicevo prima, a me per esempio raccontano di un Ibrahimovic non tanto contento su questo primo avvio della stagione per il suo ruolo. Però un momento. Quindi non è che si può dire Fonseca una pippa perché in tre partite. Perché allora, facciamo chiarezza allora, perché allora c'è confusione anche a livello societario. Ma infatti secondo me la confusione No, allora. Forse più a livello societario che negli altri campi della squadra. Arriva Ibrahimovic e ci dicono sarà consulente esterno di Cardinale. Ok? Che non curerà solamente il Milan, ma tutto il progetto Red Bird. Infatti non è in organigramma, esatto. Ok, però pronti via, lui c'è alla presentazione di Fonseca e fa un quadro della situazione. Vabbè, però, Ricky, molto specifico. Scusami, no, aspetta, io non voglio interromperti. Aspetta, però fa un quadro della situazione molto preciso. Abbiamo già fatti, in cui dice, ti dice perché non prendono Conte, ti dice perché fanno quella campagna questi,
e ti dice una serie di cose. Qui abbiamo fame, qui dobbiamo vincere, eccetera, eccetera. Alla presentazione di Fonseca, no, alla presentazione di Abraham, lui ti dice, dopo che... Non dopo c'era che, quella presentazione di Abraham, no, dopo Fulani. Quando è stato, quando ha fatto... Fofana. Alla presentazione di Fofana, dopo che Fonseca dice il mercato è chiuso, lui ma dice... Ma l'ho detto prima io, ma sì, no, vabbè, ma io... No, sto dico, arrivando cioè, a dire che la figura di Mojinović, secondo me, diventa fondamentale per capire chi decide e chi no all'interno della società Milan. Perché se voi mi dite che Ibrahimovic, per come si è presentato, è il direttore generale o il direttore sportivo, è un senso. Se invece è sempre un consulente esterno, è un altro. Però se lui si presenta alla conferenza stampa di Fonseca, se prende delle posizioni, secondo me fa un grande autogol, che nel momento in cui Fonseca decide di escludere Teo Hernandez e Leao dalla formazione di Roma, quindi fa un grosso passo verso due giocatori che comunque sono i più forti, lui non c'è a Roma. E allora lì mi dovete spiegare perché Ibrahimovic non è nato a Roma. Però scusami, scusa, tu parti dal presupposto dicendo che Ibrahimovic non fa parte dell'organigramma del Milan. No, non ho detto che non fa parte, ce l'hanno detto che lui doveva... Lui non fa parte dell'organigramma del Milan, cioè è proprio un dato oggettivo. Lui è un consulente di Marotta, è il lavoro che fa Giuntoli, eh. No, no. In conferenza no, stampa lui va in conferenza. Ma cosa c'entra uno che fa il frontman? No, Ricky, no. In conferenza stampa cosa dice? In conferenza stampa Ricky, ma tu sai benissimo, scusa Ricky, però se uno non è del Milan, tu sai benissimo, non vai in conferenza stampa a dire il mercato non è del Milan. Ma come non è del Milan? È il signor. Ma dite che non è nell'organigramma del Milan. Ma scusa, ma esci, scusa Ricky, ma esci. Allora non ce l'han detto. Ma esci da questi luoghi comuni. Ma non sono luoghi comuni. Allora lui è il direttore generale del Milan oggi. Matteo, lui è senior advisor del presidente, okay. Se poi per un determinato periodo della stagione, vedremo se sarà ancora, fa il frontman e va alle conferenze stampa, ma oggi per me dov'è la tua equazione che fa il lavoro di Marotta? No, dov'è? Oggi per me Ibrahimovic, ma per te, ma per scusa, te ma basta però ma scusami, ma perdonatemi, uno che va a presentare il nuovo allenatore e si presenta col nuovo allenatore, ma ho capito, e dice questo è il nostro progetto. Ma scusa, ma cosa vuol dire? Conto. Allora certo. Magari Marotta ma non lo presenta il nuovo allenatore ed è Marotta. No, cosa c'entra? Vuole dire? No, io voglio dire. Quando lui si presenta ma cosa c'entra? Se Ibrahimovic è un consulente esterno, come ce l'hanno detto, perché sì, ho, okay. Noi, il consulente esterno di Red Bird non va in conferenza stampa. Ma chi l'ha detto? Ma perché no? Ma chi l'ha detto? E allora ma scusa, ma chi l'ha detto? Ma poi il ruolo di Ibrahimovic è semplice. Lui, è ruolo l'allenatore, di non consulente. Deve dire che il mercato è finito, perché il mercato è finito quando lo dico io. O quando lo diciamo ma noi. Quello è Ibrahimovic. Tu no, lo sai, capito, che lui è sempre molto ego riferito. Però non è che tu esamini il Milan parlando solo di Ibrahimovic. Ha parlato solo lui fino adesso. Chi è ha che... parlato Furlani l'altro sì, giorno. Sì, vabbè, per mettere un cerotto su una ferita che è più grande del cerotto, dai. Ma diciamo. Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Il tema è che la filosofia del Milan, quando ha mandato via Maldini, Cardinale era stato chiaro, si lavora collegialmente, no? Esatto. Ok? Vediamo se questo lavoro collegiale, anche in questo avvio di stagione, è reale, è solo virtuale, se Ibrahimovic riuscirà a rispettare questa collegialità, se comunque la società riuscirà a difendere Fonseca, perché anche l'allenatore più bravo del mondo, se non ha una società che lo protegge, non fa niente, si schianta, hai capito? Cioè, in più, non è inutile me... fare delle... No, non mi riferisco a te, in generale, delle super pippe e parlare solo di Ibrahimovic. No, ma poi, ma esatto, ragazzi, ma poi se parla cioè, cosa di Ibrahimovic, fare le cose male, il derby, no, però, e lui Ricky, il giorno scusami, dopo è a Milanello... Con Pioli che allena. Beh, ma lui era. Ma si dice che sia stato nello, abbia parlato dopo Lazio Milan nello spogliatoio, abbia parlato a Leao, a Teo Hernandez, cioè lui abbia avuto si dei contatti diretti. Però. Secondo me, noi ci focalizziamo troppo su questo fatto che Ibrahimovic non fa parte dell'organigramma del Milan. Ma fondamentalmente, poi cosa cambia? Cambia che nelle conferenze stampa allora confu- i tifosi del Milan sono più sereni nel vedere Ibrahimovic, no, che è un uomo di calcio ed è un uomo della società. Cambia se riescono ad essere ancora un gruppo compatto, esatto, che difende l'allenatore di fronte a delle criticità manifestatesi con Teo Hernandez, con Leao, con delle situazioni contrattuali da seguire, come Maignan, infatti, secondo me, forse la più semplice rispetto a quella di Teo Hernandez, da seguire Teo Hernandez se gli faranno tornare la voglia
di giocare con voglia, certo. Scusa il gioco di parole, perché lui si era messo in testa di andare al Bayern, eccetera. Sono queste che erano non i luoghi comuni su quello che fa Ibrahimovic o meno. Ma infatti, secondo me il problema non è solo Fonseca. Ma sì, Enrique, è un luogo comune. Ma non è un luogo comune. Tutto questo l'abbiamo virato sul Milan perché il concetto era, dando i pronostici del campionato, il dubbio era, perché poi la vera notizia, guardando la vostra grafica, e io ho detto, non dipende da Fonseca, ma dalla società. Del Milan che c'è o non c'è? Perché l'Inter, il Napoli, la Juve, bene o male, le date tutti dentro le prime quattro del campionato. Sì, il Milan lo mettete con questo punto di domanda che poi ha aperto questo tipo di discussione, naturalmente. Sì, no? io non capisco, però allora bisogna secondo me analizzare allo stesso modo tutte le squadre, perché il Napoli è vero, ha fatto 6 punti in 3 partite, ma valutiamo le prestazioni del Napoli. Cioè, il Napoli che abbiamo visto col Parma è un Napoli da Champions League? Per me no. È un Napoli che potenzialmente è sotto a diverse squadre se gioca così. Però e il Milan invece noi lo valutiamo negativamente, ha giocato malissimo, siamo tutti d'accordo, ha fatto 3 prestazioni imbarazzanti, perché ha 2 punti. Però il Napoli, ma se il Milan avesse fatto 6 punti giocando in quel modo, Matteo, qua nessuno l'avrebbe escluso. No, però un momento, non li ha fatti. Cioè, il Napoli ha fatto i punti, certo, ma il Milan è ricaduto nei suoi errori. Infatti io ti sto dicendo che noi, secondo me, ci facciamo molto condizionare dalla classifica attuale. Ma dobbiamo parlare la critica. Allora a questo punto mandiamo il Torino in Champions League. Devo dire che il Milan discorso, secondo me, degli opinionisti in un programma televisivo, ma dai, oltretutto nazionale, dovrebbero andare un po' più in là dal risultato. Oggi puoi dire che il Milan, ma no, perché sennò vai in un bar con i risultati e dici no. Cos'è? Fonseca? Fonseca è una pippa. Scusate, 3 partite, 2 punti. Non si analizza. Sì, ma ho capito, ma ci sono delle circostanze, delle situazioni, delle chiavi di lettura. No, perché le cose o le sai di più, o se no resti ai risultatini e basta. I risultatini non dicono, dicono che c'è una situazione in cui il Milan fa 2 punti in 3 partite. Ma perché delle squadre che sono partite lente e poi hanno vinto i campionati non esistono? Che cosa dici? Dicono che il Milan ce l'hai messo nelle prime 4. Sì, certo, ma io sto parlando del momento. Io sto dicendo, il Milan fa 2 punti, lo mette e poi, è un disastro. Allora non dovevi metterlo. Io ti sto dicendo, mica l'ha messo prima. Io ti sto dicendo, l'ha messo nei 4. Io ti sto dicendo, il Milan fa 2 punti in 3 partite. Lo sanno anche i bambini. Su Fonseca c'è un malumore generale e i 2 giocatori più forti della squadra fanno ammutinamento nel Culimbretti. Allora, hai parlato tanto, ti fermo. Chiedo a Matteo Mosconi. Scusa, io cosa ti ho detto? Che se riusciranno a compattare, a difendere l'allenatore, a risolvere quei problemi lì, il Milan può rigiocare. E tu stai ridicendo la stessa cosa che ho detto io per sostenere. Ma infatti, secondo me, noi ci stiamo soffermando. Dici il futuro, io ti sto dicendo adesso. Il Milan oggi è la delusione del campionato. Si può dire? Sì, no, ma sì, ma sono 3 partite. Siamo tutti d'accordo. Ma allora sei incoerente con quello che hai votato. E allora non metterlo. Ma io non ho detto che il Milan non può arrivare dove deve arrivare. Ma scusa, ma uno che ti ascolta sente dire che è un disastro, che Ibrahimovic fa casino, che il Milan ha tutti contro i giocatori così, e poi guarda la tua tabella. Certo. Ed entri in centro. Ma quella è la tabella di maggio. Io ti sto dicendo che oggi il Milan è in confusione. Quindi, che succede quella roba lì? Andiamo oltre. Fonseca che deve trovare la quadra o il Milan che deve cambiare Fonseca? No, secondo me è il Milan che deve aiutare Fonseca. E tu dici, l'ho già detto io. L'ho già detto. Non vale, non si può copiare, vero? Si può copiare. Oggi il Milan deve aiutare Fonseca. E io non vedo, se non fanno chiarezza all'interno della società, chi possa aiutare. Poi parleremo, eccoci qui, allora di nuovo insieme. L'Inter riparte ovviamente da grande favorita, dal resto, insomma, nei nostri pronostici 3 opinionisti su 4 la vedono campione d'Italia, l'unico è Paolo che vede la Juventus prima, ma l'Inter subito dietro, quindi subito seconda. Con il Monza, Inzaghi potrebbe cambiare un po' le carte in tavola. Perché? Perché la settimana che inizia è una settimana importante, perché c'è il Monza, però poi c'è il debutto in Champions League con il City a Manchester e poi naturalmente c'è il derby. Ecco perché potrebbero esserci delle novità di formazione. Noi l'abbiamo anche un po' abbozzata, ci potrebbero essere delle novità. Se De Vrij dovesse recuperare, perché no, vederlo al centro della difesa per dare un turno di riposo ad Acerbi, magari Frattesi non Barella, magari Zielinski non Mkhitaryan. Noi mettiamo Çalhanoğlu, ma attenzione anche all'ipotesi Aslani, visto che Çalhanoğlu recupera, ha giocato già con la Turchia, ma è reduce da un piccolo affaticamento, per cui anche lui potrebbe essere un po' così
Sugli esterni, non dimentichiamoci a Dumfries e a Carlos Augusto, magari non tutti insieme, però Darmian e Di Marco potrebbero riposare. E poi in attacco, siccome è stato tirato un po' il collo a Lautaro Martinez, tra virgolette costretto a giocare sempre proprio perché Taremi si era fatto male a ridosso della prima di campionato con il Genoa, magari a Monza potrebbe essere davvero la volta di Taremi titolare dal primo minuto, in coppia eventualmente con Thuram. Difficile pensare a Taremi Arnautovic, ecco, cioè, magari quindi Correa Arnautovic non li vedi. Beh, insomma, no, quello beh, sarebbe allora, un po' troppo audace. Allora, Arnautovic in qualche rotazione, seppur con un minutaggio ridotto, è già entrato. Correa, sì, Correa mai. No. Correa mai, anche quando a Genova non c'è Lautaro. Esatto. Ok. Fa Mkhitaryan sostanzialmente, avanza Mkhitaryan piuttosto che mettere Correa. Diciamo che è una formazione questa così, è una formazione, cioè, per quello che questa cosiddetta interbis è una formazione, no, titolare questo, ovunque in qualunque altra squadra. L'Inter è favorita secondo me per il campionato, non solo perché comunque ha un 11 molto più forte, no, però sicuramente più forte delle avversarie, ma ha una rosa che gli consente di fare questo turnover, perché quest'anno mi aspetto che non sia più sacrificata la Champions per il campionato. L'anno scorso il diktat della società era l'Inter è proiettata sulla seconda stella e Inzaghi si adegua di fatto, ti ricorderai Paolo, facendo una sorta di turnover nel girone di Champions. Sì. Perché l'Inzaghi ha fatto l'opposto. Sì, arriva seconda per il turnover. Sì, esatto. Dopodiché, vabbè, finisce male con l'Atletico Madrid, questo è un altro discorso, però secondo me quest'anno la squadra, i due innesti che Francesco prima diceva che possono giocare in Serie A titolari ovunque, sono fatti apposta per questo motivo, perché l'anno scorso di fatto nella partita clou in cui non hai Lautaro, Arnautovic fa una partitaccia con l'Atletico Madrid, si mangia quei due gol clamorosi che di fatto se vai a Madrid magari con due gol, eccetera. Quindi io mi aspetto dei turnover importanti, perché sono giocatori che già conoscono i meccanismi di Inzaghi, ed è un altro vantaggio per cui l'Inter è favorita, perché Inzaghi è l'allenatore dell'Inter da più anni rispetto a Thiago Motta o Fonseca o chi per altro. Noi l'unica cosa, lo dico no, facendo un'autocritica preventiva, noi abbiamo ragionato vedendo questa formazione non tenendo in considerazione una cosa: Inzaghi, che non è uno così incline al turnover massiccio, perché se davvero dovesse fare una cosa del genere, De Vrij, Dumfries, Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto e Taremi, vuol dire che fa un turnover di 6/11. Diciamo che potrebbe essere una, questa qui potrebbe essere la formazione che finisce la partita. Però ragazzi, ci sono City e Milan in una settimana. No, ma poi se la filosofia è stata quella di avere... Poi non è stato accontentato 100 su 100, però una squadra doppia, sì, tra virgolette dovrebbe un po' turnover adesso. Dovrebbe un po' violentare se stesso, nel senso che non è uno che si apre molto al turnover. No, magari non è così massiccio. Magari, come dice Ricky, magari poi la finisce così. Però è chiaro che qualcosa ce l'aspettiamo. Perché sicuramente Lautaro, che torna come al solito dal Sud America al venerdì, me lo aspetto che parta dalla panchina. Anche cioè, se col Monza facesse giocare Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ci si stupisce. Esatto, sì, quello è il discorso. Cioè, con i giocatori che hai in panchina, è con il Monza che tu devi fare questo tipo di turnover. Diciamo che Barella potrebbe addirittura non essere pronto per Monza, perché ha avuto questo intervento al naso. E allora si potrebbe dire un po' con variazione. Per non forzare. Però è chiaro che in Inghilterra poi gioca la formazione titolare. Ma poi appunto, cioè, deve giocare contro il Manchester City e il Milan, che per quanto l'Inter sia favorita nel derby, è comunque un derby, è una partita che tu non è che puoi prendere sotto gamba. Sì, però guarda, ti dirò, adesso non è per fare i grandeur, eccetera. Quella partita che arriva da settembre del derby potrebbe essere già un segnale, perché... Fermo restando che io mi auguro che l'Inter vinca Monza e che il Milan batta il Venezia, perché comunque ha nelle corde veramente il Milan. Ti auguri che il Milan batta il Venezia? Per il Milan. Grazie, grazie. Cioè, se dovesse pareggiare col Venezia, si augura addirittura che il Milan vinca. Il gesto di fair play. Io non augurerei mai all'Inter di vabbè, vincere. Se dovesse, allora, diciamo che egoisticamente spero che il Milan batta il Venezia, così mi trovo Fonseca nel derby. La vuoi così. No, però se dovesse perdere il derby, il Milan finisce a -8 dalla prima.
Ma vedo Fusato un po' indisciplinato però tatticamente, no? No, beh, cioè no, vai, parli, fai editoriali, non mantieni la fascia. Sta andando, ormai è. Tu ma hai idea? Mi è arrivato sul gong. 25 minuti. Ma stavo guardando il cine, arrivato sul gong. Editoriale è bellissimo. No, no, però io... Devi capire, e quindi sull'Inter? Cioè non ho capito come si lega all'Inter. Che sono le prossime. Come non hai capito? 20 minuti che parla. No, perché tu non mi fai finire mai il concetto. Ti sto dicendo che City e Milan sono due partite che sono importanti. Ah, quindi ci sta che faccia turnover massiccio? Certo, e... perché hai la possibilità innanzitutto partire magari con un pareggio in Inghilterra, con un mezzo miracolo, potrebbe dare entusiasmo. E mandare il Milan a meno 8 a settembre potrebbe essere già un però, grosso vantaggio. Se noi ragioniamo adesso, se noi finito ragioniamo l'editoriale, come, se noi ragioniamo come Inter grande favorita, subito, se no, anche come Inter grande favorita del campionato, però perché parlare di miracolo se pareggia col City? Cioè l'Inter può avere la personalità di dire ci provo ad andarmi a giocare a perdere col City. Ma sì, ma me, poi me lo fa. Poi comunque dal dirlo al farlo è tutta un'altra cosa. City però, è uno squadrone. Tornando un attimo, visto che Paolo ti voglio fare una fotografia. Ci sta questa formazione. Francesco non sta parlando da 12 minuti. Però tu lui sempre. Ha parlato un minuto e mezzo e io due e mezzo. Vogliamo vedere quanto avete parlato di incredibile. Sta titolare sul campo. No, sul io sono capito, io sono arrivato un attimo in ritardo. Facciamo un concetto sintetico. Facciamo un minutaggio effettivo di quanto hai parlato tu. Allora, al netto di questo, l'Inter favorita in campionato la stiamo dando tutti. Quindi ci sta che faccia anche un po' di turnover senza avere paura, con tutto il rispetto per gli amici del Monza. Se non lo fa adesso col Monza, vale il discorso di quest'estate della clausola di Marotta su Inzaghi, cioè deve pungolarlo per fare queste robe qua, non credo. Inzaghi ha raggiunto ormai un grado di consapevolezza diverso ed è il motivo per il quale, secondo me, se non vince il campionato quest'anno, a meno che non vinca la Champions, che è un altro discorso, Inzaghi deve salutare la squadra. Cioè, è una squadra che va in automatico questa. No, vabbè. Se non vince il campionato l'Inter quest'anno? Può non vincerlo. Può non vincerlo? Sì, perché praticamente... Ah, ne ha persi due? Sì, ma dietro... Ma ne ha persi altri due? Dietro già. Ci sono due squadre, almeno due, come Juve e Napoli, che sono rinforzate molto. Quindi non è così scontato. Ma ragazzi, ma che Gazza però è ridotto? È nettamente più ma forte, no, ma non è vero. Sì, perché, ragazzi, scusami, ma questa è una squadra che gioca assieme da 5 anni con aggiunte in continuazione. Capito, ma non è è la stessa identica senso, dell'anno scorso. Sì, però scusa Francesco, è la stessa identica dell'anno allora scorso. Allora Allegri ha giocato per 3 anni con la Juve e cosa ha fatto? Cioè, da intendo dire. Non è che infatti ha fatto un terzo posto nella Coppa Italia, sì, tristezza. Ma non è che, ma esatto, ma non è che è matematico perché lui gioca insieme da 8 anni debba sognare. No, però è una squadra di livello tale che lo stesso Marotta ha fatto la stessa. Quello che ha costruito Torino tra Conte e Allegri ha cercato di fare anche a Milano in un modo diverso. Sì, c'è riuscito diversamente perché non ha vinto scudetti consecutivi, ma per me lo scudetto vinto dal Milan e quello dopo del Napoli stravinto comunque mancano lì nella bacheca dell'Inter, sì, perché il Napoli potevi provarci a seguirlo, non dico che lo prendevi perché era infermabile quell'anno. Però tra quelle due stagioni ha perso quante partite ha perso Inzaghi in campionato? No, però io dico solo che rispetto allo lui scorso lui perde quest'anno anno, con Thiago Motta che arriva alla Juve per il primo anno e no, secondo te va bene che resti all'Inter? Marotta lo spedisce a Honolulu, succederà del genere. Perché l'anno scorso la mission dell'Inter era la seconda stella appunto, e lui l'ha centrato. Esatto. Quest'anno io secondo dicendo, me la se vince il campionato ok. Non è assolutamente lo scudetto. Cioè è chiaro che gioca per vincere. Ma ti dico che non è per vincere. No, l'Inter gioca per vincere lo scudetto, certo. Ma non è una priorità come lo scorso anno. Cioè, lo vuol dire che non lo è una scorso anno non vuol dire perché che non è una priorità, sì, non debba essere considerata, ma neanche che però se non lo vince vada cacciato. Dobbiamo vedere come finisce il campionato. Beh, è ovvio. Della stagione. È ovvio, però certo. Ha ragione su una cosa, cioè quest'anno è ribaltato, cioè quest'anno fai turnover a Monza e schieri l'Inter migliore col City. L'anno scorso lo faceva in Coppa. L'anno scorso fa la formazione migliore col Monza e fa l'anno scorso dichiarata la seconda stella era l'obiettivo dichiarato. Però io non penso però, che quest'anno l'Inter si astenga dal lottare per lo scudetto. Esatto. No, cioè, io non ho detto quello. Ma se secondo me sono due concetti forti entrambi. Ma Francesco dice se non lo vince lo deve anche acciaro. Ma ragazzi, ma torniamo alle parole di Ausilio e di Marotta alla festa scudetto San Siro in Duomo. Molto chiare. L'Inter lavorerà quest'estate per aggiungere e non togliere e per confermare quanto è stato fatto l'anno scorso. Obiettivo, rivincere lo scudetto e fare meglio in Champions League. Beh, certo. Loro vabbè, due lo dicono, non vabbè, io, Fusato, Bonfanti, Mosconi e tu. Obiettivo, mollare lo scudetto. Non voglio fare l'editoriale io, però scusate un secondo. Una squadra di questo calibro, che è arrivata a questo livello in Italia,
che ha fatto una finale di Champions due anni fa, secondo me è più per il sorteggio che per altro, perché l'anno scorso, guarda caso, cambia il sorteggio e sceglie Ottavi con una squadra che era meno forte di lei. Inzaghi deve dare delle risposte concrete, se no la clausola, anzi il bonus di 2 milioni di euro sul contratto qualora vincesse lo scudetto quest'anno non ha senso. Marotta l'ha fatto perché sa che quest'anno ci può essere un calo di tensione, hai ragione, che le squadre si rinforzano, eccetera, eccetera, eccetera. Lui a Manchester va a giocare con una squadra più forte, secondo lui, perché vuol far capire dal punto di vista europeo che questa Inter se la può giocare meglio in Europa. Però, perché se l'Inter perde 4-0, anche per il tipo di finanze, l'Inter deve andare avanti. L'Inter deve arrivare almeno, secondo, io mi aspetto che questa squadra, oltre a cercare di rivincere il campionato, perché poi bisogna vedere come va a finire il campionato. Ma non hai una competitor come gli anni prima? Io però mi aspetto un cammino. Non è una squadra in divenire, è una corazzata. Sì, lo so. Però mi spieghi tu che la volta che l'anno del Milan dovrebbe parlare Moscone. Scusami, competitor l'anno scorso qual è stato? No, infatti l'anno scorso la Juve fino a febbraio, poi basta. Giusto, secondo me quest'anno hai più competitor l'anno scorso, nel senso che Juve e Napoli sono nettamente più forti. Ma lo vedremo. Lo vedremo. Sulla carta la Juve lo vedremo, però una squadra che spende 180 anno, vedremo certo, fine anno quanti punti ha fatto in più il Napoli, no, ma chiaro, che peggio del 10 posto non può fare, certo, quanti punti ha fatto in più la Juve, se ha portato a casa almeno un trofeo, esatto, sei già d'accordo, obiettivamente sì, sicuro, okay, esatto, la Juve ce l'hai rispetto all'anno scorso come competitor? No, sì, perché hanno speso 180 milioni e ne ha spesi bene. Con l'Inter era avanti a un punto con una partita in meno, sì, ho capito, poi c'è anche il giro, pensa adesso quest'anno che ha messo dentro gente forte, diversa, ma allora scusa, allora diciamo alle altre squadre di non iscriversi nemmeno, risparmiano la fiducia per quello. Non ti sto dicendo quello, ma secondo me il discorso non cambia. Allora ragazzi, io sono qua da quasi 15 anni ormai. Quando la Juventus vinceva il secondo e terzo scudetto di fila, l'anno dopo, quando eravamo qua dentro, e non solo, l'obiettivo della Juve era scudetto obbligatorio. Champions deve arrivare almeno in semifinale, la Coppa Italia deve portarla a casa. Poi arrivavi a fine anno, vincevi Supercoppa Italiana, campionato, Coppa Italia, perdevi la Champions con quei Barcellona e Real Madrid lì, fallimento. No, ragazzi, parlavamo di un fallimento Allegri Juventus perché perdeva la finale Champions, ragazzi. Mettiamola così, però. Se non vince, per me Inzaghi va a casa. La prima Juve di Conte vince uno scudetto che non era la più forte. Assolutamente vero. Quindi può capitare che anche la più forte non vinca il campionato. Poi è chiaro che è evidente che se l'Inter non vince il campionato ma vince la Champions League, chi se ne frega del campionato? Il Milan Allegri era in calo, aveva cambiato qualche uomo, Pirlo era uscito, era arrivato Van Bommel. L'Inter ha solo aggiunto. Se l'Inter arriva a 40 punti, se l'Inter arriva quarta, esce dal girone generale, cioè, di Champions. Se fa la stagione che ha fatto il Milan l'anno scorso, è chiaro che Inzaghi è mai in discussione, cioè, ma vanno in discussione. Ragazzi, qualcuno di voi è pronto a scommettere? Però ragazzi, no, io sono pronto a qua scommettere. Qua con me, che se Inzaghi non vince lo scudetto, tolto la Champions, che se la vince ovviamente gli fanno un prolungato che mandalo via, gli fanno un ponte d'oro. Secondo me dipende, fra, perché scommettiamo esempio, che se Inzaghi non vince lo scudetto lo cacciano fino a fine anno? Potrebbe andare via lui, magari. L'8 settembre? Potrebbe andare via lui. No, potrebbe andare via. È posta male la cosa, perché se fa un bellissimo, se fa un bellissimo campionato, se sbracca, è ovvio, può essere, ma non è detto. Io sto parlando di punti, io sto dicendo che se l'Inter non vince il campionato. Però, no, capisco anche l'altra osservazione, c'è modo di dire, se lo perdi di un punto all'ultima giornata, e fai una semifinale di Champions. Capisco l'italiano, mi sto dicendo che per me il concetto è proprio un altro. Anche perso così. Anche di un punto, per me no. Con una semifinale di Champions. Per me no, in assoluto. Commettiamo qui? Ma quello che vuoi. Dai, quello che vuoi. Segni lei. No, ma lei, resta, scusa, tutto generale, resta tutto registrato. Resta tutto registrato. Ci mancherebbe. Oggi si aspetta un Inter predominante in campionato e un bel percorso. Ragazzi, con l'Atalanta, scusate, io a metà partita ho cambiato canale. Anzi, detto, guarda, va bene, siamo tornati a livello peggio l'anno scorso. Francesco, guarda cosa arriva a dirti. Perché giocano a memoria e si conoscono bene. Un Inter che io mi aspetto verso Natale, gennaio, un Inter prima, seconda in campionato, non dirmi l'ordine. Tanto vediamo se avrà la Juve attaccata a febbraio. No, lo so, e soprattutto, secondo me, un Inter direttamente al tabellone di Champions dopo le prime 8 partite. Cioè vuol dire arrivare nelle prime 8. Nelle prime 8, esatto. Questo è il primo calcola step. Calcola che secondo alcuni calcoli, stime della nuova Champions, se tu fai 15-16 punti sei passato. Sì, sono 6 vittorie praticamente. 5-6 vittorie sei già... fare 6 già... vittorie su 8 non è facile. No, 5 vittorie sei già ripescato. Con 9 punti... Con 9 punti fai playoff. Con 9 punti non vai fuori dalla Champions. Beh, con 9 punti vai playoff. Però è un plus. Teoricamente con 9 punti vai playoff. Sono 3 vittorie? Sì, no, certo. Nelle avversarie dell'Inter io mi aspetto 15 punti.
14-15 punti. Adesso mi ricordiamo il girone comunque. E io chiedo a Fabrizio se ci recupera l'avversario. City, non il calendario, ma insomma City, il pacchetto di squadre. City fuori, Leverkusen fuori e Arsenal in casa. Sono tre partite, le altre cinque sono cinque vittorie. Io le ho da qualche parte. Sono presto fatti i conti. Monaco, Bruges, Salisbury. Sì, sulla carta, cioè sulle squadre lì devi battere. Quindi con 15-16 punti puoi arrivare nelle prime otto. L'Inter gioca con Lipsia, City, Arsenal, Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga. Vi dico io quali sono. Stella Rossa, Young Boys, Sparta, Leverkusen. Le quattro in casa le puoi vincere tutte e quattro, perché è vero che è big match con l'Arsenal, però lo puoi... In Svizzera e a Praga puoi vincere. Direi. Con Monaco devi vincere. E quindi 15 punti, ragazzi. Non fate sti conteggi perché quando... No, lo so, mi sto scavando la fossa. Porto, Lione... Lo so, però sulla... Però io non ho fatto tabelle, ho solo detto... In Europa bisogna stare attenti. Il tifoso dell'Inter quest'anno si aspetta nelle prime otto del girone iniziale. Quindi di passare senza passare dai playoff, andare direttamente agli ottavi di finale. Questa squadra è strutturata per farlo. Fermo restando che secondo me anche se dovesse andare ai playoff e passare non sarebbe nulla di grave. Però diciamo che è chiaro che è uno step in più da fare nel mezzo. I playoff sono... Hai anche due partite, date ritorno, un minimo di rischio, te lo porti dietro. Noi non consideriamo il fatto che in questa Champions comunque ci sono delle squadre forti come Real, Bayern Monaco, PSG, Barcellona. È vero, le prime otto, cioè... Sì, però, Matteo, siamo sicuri che ci rientriamo? Parlo sempre, no, però non gli ho fatto finire il discorso. Ha un senso arrivare nelle prime otto, sai perché? Perché dopo ci sarà il tabellone tennistico. No, ma certo. Il tabellone tennistico vuol dire che le prime otto vengono ripartite come i tennisti nel tennis. Certo. Quindi fare un'ottima Champions vuol dire anche avere un ottavo di finale. Questo io sono d'accordo. Più abbordato. Dico soltanto che secondo me non bisogna dare per scontato il fatto che l'Inter possa andare nelle prime otto, perché ci sono parecchie formazioni europee molto forti e lo stesso Atletico Madrid, che l'anno scorso era inferiore magari all'Inter a livello di rosa, con determinati avversari non è detto che non possa finire solo. No, per carità, sarà il bello di vedere questa nuova formula di Champions League in cui diciamo, le cose sembrerebbero essere un pochino meno scontate.